Ciao ragazzi e bentornati in questo video qui a Giapiots. Oggi siamo in uno qui ragazzi, in un nuovo video, siamo appunto qui ragazzi nei Giapiots pronostici, nella serie che abbiamo iniziato la settimana scorsa di Giapiots pronostici. Andrò a analizzare, farò i pronostici della seconda giornata di Serie A 2022-2023 e i risultati esatti. Quindi mi raccomando, fatemi i vostri pronostici qui sotto nei commenti, ovviamente ditemi se siete d'accordo con i miei pronostici e ovviamente come al solito vi ricordo di lasciare un mi piace per sostenere questa serie che porterò avanti tutte le settimane, però voglio il vostro sostegno ragazzi, almeno lasciate tanti mi piace e fatemi capire che lo volete tutta la settimana questa serie. Ovviamente se siete nuovi iscrivetevi al canale, mi raccomando attivate la campana appunto delle notifiche che vi arriverà subito la notifica, perché YouTube se voi non attivate la notifica non ve la manda, quindi dovete attivare la campanella, quindi attivate la campana per rimanere aggiornati tutta la settimana. Passate qui sotto in descrizione, seguitemi sui social Instagram, piattaforma Iola, TikTok e tutti i social che trovate insomma in descrizione. Recuperate i video che se vi siete persi trovate appunto qui sopra nelle schede e ovviamente trovate qua sopra nelle schede e a fine video, qui sopra nelle schede e a fine video, quindi recuperateli e come al solito vi ricordo di seguire il video e tutto quanto fino alla fine. Iniziamo subito, prima partita, innanzitutto si giocherà la giornata inizierà sabato 20 agosto alle 18:30, ci saranno due partite. Torino-Lazio, ragazzi, come pronostico, secondo me finisce gol. Risultato esatto 2-1 per la Lazio. Mi sento che comunque il Torino può soffrire un po' l'attacco della Lazio e quindi vi dico 2-1 per la Lazio, anche se potrebbe finire anche tranquillamente 1-1. Infatti per quello ho detto gol. Gol e 2-1 risultato esatto. Udinese-Salernitana, nell'altra partita si giocherà 18:30 di sabato. Per me vince l'Udinese ragazzi, l'Udinese che in casa secondo me performerà bene. La Salernitana in trasferta non c'ha un buon storico in trasferta e secondo me finisce addirittura 3-1 per l'Udinese. Un golletto lo fa la Salernitana secondo me. 3-1 per l'Udinese. Poi alle 20:30, alle 20:45 ci saranno Inter-Spezia e per me finisce 1 più over 2,5, vuol dire che vince l'Inter e ci saranno almeno 3 gol in tutta la partita e secondo me il risultato esatto finisce 5-0 per l'Inter di Mister Inzaghi. Fatemi sapere se volete vi aggiungo pure un marcatore a partita, magari dalla prossima settimana, fatemi sapere se volete. Poi Sassuolo-Lecce 1 più over 2,5, risultato esatto per me finisce 3-1 per il Sassuolo. Al Mapei Stadium finisce 3-1 per il Sassuolo. Poi domenica alle 20, domenica 21 agosto alle 20, alle 18:30 ci sarà appunto Empoli-Fiorentina, quindi derby toscano. Empoli-Fiorentina per me finisce x2 più gol, quindi finisce o in pareggio o vince la Fiorentina e entrambe le squadre faranno almeno un gol. Comunque un derby secondo me, e come risultato ho previsto ragazzi un 1-2 della Fiorentina, quindi secondo me la Fiorentina vincerà 2-1 il derby, però fate attenzione perché potrebbe scapparci pure il pareggio dell'Empoli, però mi sento comunque la Fiorentina leggermente avvantaggiata già che viene dalla vittoria, l'Empoli non la vedo in formissima. Poi ha perso anche con lo Spezia tra l'altro la settimana scorsa. Poi l'altra partita si giocherà alle 18:30 è Napoli-Monza e secondo me il Napoli proseguirà la striscia positiva, per me vincerà il Napoli, secondo me 1 più over 2,5, quindi sempre vince il Napoli, ci saranno almeno 3 gol, viene da un 5-2, secondo me questa partita finisce 3-1 per il Napoli, quindi secondo me vincerà con due gol di scarto almeno il Napoli. Poi alle 20:45 ci sarà il derby lombardo appunto a Bergamo, ci sarà appunto Atalanta-Milan, sarà una partita tosta. Ero indeciso qui sul pronostico, alla fine ho deciso x2 più over 1,5, quindi dovrà finire con un pareggio con la vittoria del Milan e ci saranno almeno 2 gol in tutta la partita. Inizialmente volevo dire x primo tempo, perché secondo me il primo tempo potrebbe finire in pareggio, ma il Milan alla fine la spunterà nel finale magari con un calcio di rigore di Giroud, chi lo sa. Settimana scorsa ha segnato Teo su rigore, questa settimana segna Giroud. È un pronostico così, comunque per me vince il Milan. Bologna-Verona, l'altra partita alle 20:45 per me finisce in gol, ovvero entrambi le squadre segnano, non mi so sentire di uno secco del Bologna. Il Bologna lo vedo leggermente avanti perché comunque giocando in casa appunto secondo me
secondo me ha un piccolo passo in più e secondo me finirà proprio 2-1 per il Bologna davanti ai propri tifosi. Secondo me il Bologna almeno, secondo me vincerà la prima partita in casa, la vince il Bologna, secondo me, la squadra di Mihajlovic. 2-1 per il Bologna, di nuovo Arnautovic, chi lo sa. Poi l'altra partita, queste erano quelle che si giocavano domenica. Poi il Monday Night, appunto, Roma-Cremonese sabato 22 agosto alle 18:30, che io sarò allo Stadio Olimpico a seguire la partita, quindi ahimè vedrete il post partita dallo Stadio Olimpico e vedete la live reaction dallo Stadio Olimpico, perché non sarò qui e quindi non potrò fare la live insieme a voi. Comunque per me vince la Roma, me lo auguro, incrociamo le dita, damosene una grattata. Per me finisce, la Roma vince, finisce, esagero forse, 3-0 per la Roma, ma sento così, raga. O forse potrebbe, chi lo sa, magari faccio un golletto greco, non lo so. Comunque vi dico 1-0, vi dico 1 della Roma. Poi lunedì alle 20:45, quindi il Monday Night serale, appunto, Sampdoria-Juventus. Fate attenzione a questa partita perché la Juve, secondo me, soffrirà un po', ma alla fine la spunterà la Juve. Secondo me finisce un 2 della Juventus. Risultato esatto 1-2 per la Juventus. La Juve vincerà 2-1 in rimonta. Passa, secondo me, in vantaggio la Sampdoria su palla inattiva, quindi o su calcio di rigore o su calcio d'angolo, diciamo, o su punizione. Comunque su palla inattiva passa in vantaggio la Samp. E la Juve, poi la Samp finisce in 10 uomini e la Juve la ribalta nel secondo tempo. Questo è il pronostico della partita. Me la sento così, raga, 2-1 per la Juventus rimonta. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Poi dalla settimana scorsa fatemi sapere qui sotto se volete, dalla settimana prossima ci aggiungo anche un marcatore a ogni partita. Ci sono 10 partite, vi dirò 10 marcatori, uno a partita. Fatemi sapere se volete, ve lo dico dalla settimana prossima in poi, sempre a vostra disposizione. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questi pronostici. Un mi piace, un commento, una bella condivisione, se no iscrivetevi al canale, mi raccomando. Cerchiamo di arrivare a questi benedetti 2000 iscritti, manca poco, basta che voi condividete il canale dappertutto e lo fate vedere a più persone possibile il mio canale. Mi raccomando, questa cortesia. Ci sarà una sorpresa, se arriviamo entro la fine dell'estate, ovvero entro il 21 settembre, se arriviamo a questi 2000 iscritti entro il 21 settembre, ci sarà una sorpresa sul canale. Non dico nient'altro. Già per se le saluta, buongiorno a tutti, bella.